Qualche giorno fa un agente del distaccamento della Polizia Stradale di Badia Polesine, in una gelateria a Trento dove si era recato con la sua compagna, si era accorto di un altro avventore che aveva cominciato a tossire ripetutamente. Il poliziotto ha intuito che l'uomo stava rischiando di morire soffocato a causa di un boccone andato di traverso, intervenuto immediatamente mettendo in atto la manovra di Heimlich, appresa durante un corso di addestramento, è riuscito ad aiutare l'uomo ad espellere il corpo ostruente, salvandogli la vita. L'uomo, rientrato a casa, ha scritto una lettera di ringraziamento al poliziotto, raccontando di come lo ha colto il panico, annaspando e non riuscendo più a respirare, e di come il poliziotto abbia accolto il suo grido d'aiuto espresso con lo sguardo. Ha voluto ringraziare non solo la gente, ma anche il corpo di polizia che insegna queste manovre salvavita che permettono di dare un aiuto essenziale anche quando gli agenti non sono in servizio, come nel caso dell'agente in questione. Spesso vengono effettuati corsi anche nel nostro territorio, soprattutto in estate, in cui gratuitamente si può accedere e apprendere cosa si può fare nel caso qualcuno abbia bisogno d'aiuto e l'affluenza è sempre importante. Grazie.